una Faenza meglio di Forlì, probabilmente, anzi sicuramente, per 30 minuti da un punto di vista del gioco. Finisce la benzina nell'ultimo periodo, però credo che ci sia di che essere soddisfatti. Come ti ho detto, credo che la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo giocata meglio noi. Secondo me pago un paio di scelte arbitrali che le clamorose, soprattutto nei primi due quarti. Secondo me c'è stato 3-4 proprio ribaltamenti di pal. Se avevamo nei primi due quarti sopra di 7-8 punti, penso che erano giusti per quello che avevamo espresso. Sicuramente la partita nel secondo tempo, soprattutto tra la fine del terzo tempo e l'inizio del quarto, probabilmente avremmo avuto qualche punto di margine per portarlo poi fino a giocarsela fino alla fine punto punto, visto che comunque ci siamo arrivati. Il primo tecnico l'ho voluto prendere anche perché mi sembrava che stessero fischiando senso unico, per quello che ho detto prima. Secondo, io non c'è la panchina che si è alzata, dopo mi ha detto ho dato tecnico perché c'era la panchina in piedi, ma non è un tecnico che è mio, si dà tecnico alla panchina, è andata così, non è che è la prima volta in 20 anni che mi cacciano fuori da una partita, quindi segnerò anche questa nel calendario. Euro tu l'hai affrontata in assetto da combattimento con Pignati e Vico, e questa sera senza, non è la stessa cosa oggettivamente. Ma anche noi siamo cambiati molto, l'andata noi ci mancavano 3 giocatori anche noi, e al ritorno gliene mancavano 2 a loro. Ne sono arrivati 2 nuovi, però, e a noi è arrivato gli attori. Credo che questa squadra qui non vinca il campionato, te lo dico molto onestamente. Vedo Piacenza e soprattutto Centro, per come si sta riportando, più pronto. Questa è la mia idea. Sì, ma Faenza, a parte un discreto momento, è chiaro che le squadre che vengono a giocare quella classifica come a Faenza da noi adesso hanno ovviamente tutto da guadagnare, nel senso che Faenza è a 4 punti dalla zona playoff, probabilmente dopo questa partita potrebbe andare a 6, deve cercare di evitare di andare nei playout e avere sicuramente meno pressione di quanto ne abbiamo noi, che siamo ovviamente i favoriti giocando in casa, anche se dobbiamo renderci conto che le assenze che abbiamo in questo momento sono assenze pesanti, e devo dire che i giocatori che abbiamo preso hanno bisogno di un fisiologico tempo di inserimento. Oggi Maggio è andato meglio, è stato in campo nel finale, ha dato un contributo molto importante, e credo, spero che nelle prossime settimane possa diventare così anche per Valerio Marsili. È chiaro che oggi non potevamo pretendere nulla da un ragazzo che è arrivato 2 giorni fa e che a malapena è riuscito a memorizzare 2 schemi sui 10 che abbiamo fatto. Delle scelte, e qui forse mi assumo io la responsabilità tecnica, abbiamo fatto come staff tecnico delle scelte un po' contrarie a quelle che sono le nostre abitudini difensive, soprattutto sul pick and roll. Abbiamo fatto delle scelte molto conservative, passando spesso in terza, non facendo quello che in gergo si definisce fondo sul pick and roll laterale, per non dare troppe occasioni ai loro lunghi, Casadei in primis, di aprirsi per tirare a 3, e quindi abbiamo negato queste cose, ma così facendo ci siamo un po' esposti alle penetrazioni dei loro piccoli, che sono andati spesso al ferro. Sapevamo che era un rischio, l'abbiamo corso. Diciamo che un effetto collaterale di questa cosa è che forse abbiamo perso un po' di identità difensiva, soprattutto nei primi 2 quarti. Dopo invece ci siamo ricollegati col mondo, e devo dire che comunque la squadra ha avuto un bel atteggiamento nel secondo tempo, credendoci sempre e mettendo sempre il cuore oltre lo stesso, che nessuna squadra di questo campionato, per gli obiettivi che vuole perseguire, quindi chi vuole cercare di arrivare fino in fondo, chi vuole salvarsi, chi vuole ottenere i playoff, chiunque abbia un obiettivo non può permettersi di avere 2 giocatori del quintetto base fuori per infortunio senza avere contraccolpi. E noi non siamo diversi dalle altre squadre, perché non siamo più belli, non siamo invincibili, non abbiamo caratteristiche di immortalità, ma siamo una squadra normale con degli equilibri che abbiamo trovato con mesi di lavoro, e quando questi equilibri vengono a mancare perché 2 giocatori del quintetto, non sto dicendo i giocatori più importanti perché tutti a loro modo sono importanti, però con un peso specifico molto elevato, e nessuna squadra di questo campionato, ma non solo di questo campionato, credo nessuna squadra in generale può permettersi di regalare 2 giocatori del quintetto senza subire dei contraccolpi su 2 lati del campo, sia in difesa che in attacco, e noi non facciamo eccezione. E quindi il fatto che da quando siamo in questa situazione abbiamo vinto 2 partite su 2 a Monsumano e oggi, fa comunque capire che la squadra ha mentalità. Poi è chiaro che dobbiamo giocare meglio, possiamo fare meglio in difesa e in attacco, lo sappiamo, bisogna recuperare la salute. Una volta che recuperiamo la salute,
noi avevamo già visto che gli automatismi stavano andando al meglio, per cui prima la cosa da recuperare è la salute. Quando avremo recuperato la salute cercheremo di allenarci un po' di tempo, speriamo di averlo il tempo di allenarci tutti insieme e di recuperare quegli equilibri che avevamo faticosamente ottenuto in alcuni mesi di lavoro.